Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi siamo qui per commentare e anche per fondamentalmente farvi vedere le due run possibili da fare all'interno di questo ranking dungeon, che devo ammettere essere più semplice, almeno per il mio account, dato che fortunatamente ho la possibilità di sfruttare i personaggi con danni ghiaccio come Sephiroth e Lucia, che mi consentono comunque di giocarmela molto bene. È vero che comunque posso ancora migliorare lo score, posso sicuramente alzare un pochettino, perché posso tranquillamente alzare un pochettino. Sono comunque tra i primi 100, sono in questo momento al rank 20, che sicuramente si abbasserà in questi giorni, però devo dire che come primo giorno, che come prime run, stare già al 20° posto non è affatto male. Cosa facciamo? Ovviamente vi faccio vedere il team che ho utilizzato, vi spiego il team che ho utilizzato per questo ranking dungeon, vi spiego anche il perché ho fatto determinate scelte rispetto ad altre e poi ovviamente vi allegherò le run commentate, sia sia la run classica, quindi senza il super boss, e poi la run commentata invece con il super boss, giusto per farvi vedere anche le differenze e poi ovviamente cercare di capire un po' come far funzionare il tutto. Allora, per quanto riguarda ovviamente gli stage normal e hard, non mi sto neanche tanto a soffermare perché sono comunque degli stage abbastanza facili, quindi non mi sembra tanto il caso di soffermarsi, mentre invece il very hard in questo caso è quello che effettivamente ci porterà più tempo per essere analizzato e commentato, perché ovviamente abbiamo diversi boss che vanno in crisis level a crescere con il livello 1 fino al livello 5, dove il rank del livello 5 sarà 163.400 e poi c'è lo score bonus condition, dove appunto bisogna sconfiggere il boss EX per ottenere punteggio in più. Le nostre abilità iniziali sono una potenza ghiaccio del 20%, potenza terra del 20%, buff di attacco fisico aumentato di 20 secondi e buff di attacco magico come durata aumentata di 20 secondi. I nostri nemici sono praticamente questi, i nostri boss, di cui abbiamo i Vajradhara, Tai e Wu, che sono comunque due boss normali. Avevo la paura che questi potessero essere boss normali, cioè nel senso il boss finale del dungeon, fortunatamente non lo è, cioè non lo sono. Il Maul Crawler, abbastanza infame, la Scorpion Sentinel, che già abbiamo imparato a conoscere, e il Baluar King, che me lo ricordavo piuttosto, probabilmente all'inizio del gioco, essendo anche più scarso come account, giustamente questo era un avversario che poteva effettivamente farti del male. Mentre invece il boss finale del dungeon è il Red Dragon, mentre invece il boss EX è il nostro amichetto Ifrit. Quindi della run, diciamo, iniziale, nella run, diciamo, un po' per tutti, chiamiamola così, per principianti, dove non affrontiamo il boss EX, il nostro boss finale sarà il Red Dragon. Ovviamente vi farò vedere anche il percorso e ovviamente vi farò vedere anche le scelte dei miei buff e anche vi darò una spiegazione del perché ho scelto determinati buff e anche qualche alternativa che magari potrebbe effettivamente aiutarvi o comunque permettervi almeno di completare il dungeon. Ovviamente le prime ricompense per ottenere l'S+ bisogna fare almeno 1.100.000 punti per riuscire ad ottenere il rank S+. E poi ovviamente questa è la mappa che tra l'altro io ho comunque già realizzato e unito, perché c'è, come potete vedere, ci sono due mappe dove una c'è il boss, l'altra è il super boss. Io l'ho già fatta, l'ho già unita e la troverete praticamente scaricabile nella descrizione del video. Quindi troverete lì la mappa, anche per comodità, per poterla leggere magari mentre state effettuando la vostra run, potete guardare un pochettino come organizzarvi al meglio, anche se ovviamente io vi farò vedere poi diciamo il mio percorso. Il team che sono andato ad utilizzare è questo. È un team che in realtà ho cambiato, perché inizialmente al posto di Eris avevo messo Barret.
Avevo messo Barret per buffare Sephiroth con l'attacco magico e permettere poi a tutti invece di fare danni o comunque sia di stare al passo con il personaggio di Sephiroth. Solo che poi, dopo un'attenta analisi, in questo caso sarebbe stato forse più comodo Matt. Perché Matt comunque dà la difesa magica, cioè mi permette comunque di difendermi dalla difesa magica, soprattutto contro il Crawler, che effettivamente mi shotta necessariamente uno dei miei alleati, dato che non ho difesa magica a sufficienza. Però c'è da dire che si può tranquillamente ovviare. Ho preferito Eris in questo caso, non solo perché ho trovato ieri sera un'altra Fairy Tail che mi ha consentito di portarla al sesto overboost. Quindi capite bene che Eris, comunque con 6 overboost di Fairy Tail, da un lato non posso lasciarla in panchina. Mi sembra quasi veramente uno spreco lasciarla in panchina e quindi ho dovuto utilizzarla. Sun Umbrella come seconda arma, che ovviamente mi serve per debuffare difesa fisica e difesa magica, utile soprattutto contro il Baluar King, che aumenta tanto la sua difesa fisica. Non che per Sephiroth sia un problema, però per Lucia, che sfrutta comunque gli attacchi fisici, effettivamente potrebbe essere un problema. Con Sephiroth, ovviamente, DPS principale, abbiamo la Summon di Shiva, Wing Edge, Overboost 10 e Arma di Kuja come arma secondaria per debuffare attacco fisico e attacco magico, che comunque non serve praticamente a nulla. Se posso dirlo in tutta franchezza, non serve praticamente a nulla perché la maggior parte comunque degli avversari sono immuni all'abbassamento di attacco fisico o magico. Gli unici a cui si può abbassare l'attacco magico sono il Baluar King e lo Scorpion Sentinel, che sono comunque due boss abbastanza semplici da buttare giù. Quindi potreste tranquillamente cambiare la spada di Kuja per una Unibi, se magari vi va di potenziarvi, o comunque un'arma in generale che possa effettivamente darvi una mano da qualsiasi punto di vista. Ovviamente skin Arcanum Ghiaccio per Sephiroth, Summon di Shiva, giustamente, e poi Matirie, che in questo caso sono delle Ruin e un Quachera, che mi servono per le stats principalmente e poi per avere un'alternativa magica qualora mi dovesse servire, ma vi posso garantire che Sephiroth con appunto i danni di ghiaccio che riesce a fare non ha bisogno di niente. Sub-weapon ovviamente ve le faccio vedere anche, in questo caso sono praticamente sub-weapon che mi aumentano HP e difesa magica, HP e difesa fisica e poi attacco magico fisico e boost ghiaccio per permettermi di avere l'attacco magico al 7, il boost ghiaccio al 6 e poi ovviamente gli HP che sono la parte più interessante, la parte che mi interessava di più. Potrei aumentare ancora la difesa magica, però ho distribuito comunque difesa magica un po' per tutti, tentando in un modo o nell'altro di difendermi dal Crawler, ma non ci si riesce, quindi tanto vale distribuire gli HP un po' a tutti e cercare di sopravvivere con gli altri boss. Eris invece molto forte dal punto di vista magico, molto forte dal punto di vista di healing. Ho messo una cura singola come materia giusto per precauzione, ma potrei tranquillamente toglierla e magari tentare di mettere una protezione magica o comunque avere la possibilità magari di cambiare, vedremo. Cercherò effettivamente di sperimentare perché la cura singola non mi serve. Curo talmente tanto con la Fairy Tail che posso tranquillamente gestire la situazione senza bisogno delle cure singole. Sun Umbrella, che sarebbe comodissima ad Overboost 6, che ci sono quasi, però ancora un pochettino devo pazientare, e poi Blizzard Blow e Quachera, che mi servono solo ed esclusivamente per statistiche e anche per affinità di elemento del dungeon, quindi magari fare qualche dannino in più, ma lei comunque sia il suo unico compito è la cura. Infatti molto forte dal punto di vista di difesa magico, quindi ho tutto difesa magica heal e difesa magica HP, che
mi portano gli HPS 1700, che sono un po' bassini, ma con la difesa magica di 171 non mi devo preoccupare di niente. Soprattutto con le cure che riesco ad effettuare con Eris non ci sono problemi. E infine Lucia invece, mio braccio destro in questo caso, con Bold Eagle, che abbassa la resistenza ghiaccio di 3 livelli grazie all'Overboost 6, 7600 HP che sono molto molto buoni grazie anche alla skin della collab di Final Fantasy 9, Summon di Ramu giusto per avere un qualcosa in più, tutte materie blow che mi permettono di incrementare le statistiche, tranne la materia col sigillo circolare perché mi serve, e poi Quakera e Blizzard a blow proprio per sfruttare al massimo anche la Bold Eagle, che mi aumenta i danni ghiaccio, e poi i danni terra qualora mi servissero danni terra. Arma secondaria la Mad Minute, che mi serve per abbassare l'attacco magico del King Baluar, ma fondamentalmente qui potreste mettere qualsiasi altra cosa. Ripeto, l'abbassare l'attacco magico o comunque l'attacco fisico all'interno di questo dungeon è quasi inutile, perché o one shottate i boss se avete un setup buono, oppure i boss sono immuni all'abbassamento delle statistiche, quindi o aumentate voi le vostre statistiche oppure andate di danni e cercate di fare più danni possibile. Sub weapon anche per lei varie, dove ho messo i guanti di Bahamut per aumentare HP e difesa magica, il Gatling di Barrett per aumentare attacco magico fisico e difesa fisica, anche se in realtà non mi serve tantissimo, e poi la Killer Hornet di Matt per incrementare attacco fisico e potenza di abilità fisiche. Infatti come attacco ho praticamente 3098 punti, che sono veramente buoni, soprattutto per Lucia, e anche 7685 HP, che sono veramente veramente ottimi. Detto ciò, questo è il party che ho utilizzato. Vi farò vedere ovviamente la run con, cioè questa introduzione probabilmente la farò con entrambi i video, quindi skippatela nel caso stiate rivedendo il video, ma vi farò vedere adesso sia la run senza super boss e poi la run con il super boss. Spero che il video possa esservi utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye. Eccoci qua con la prima run, ovvero quella senza il super boss, quindi la run classica. Cominciamo ovviamente dal Guard Scorpion, siamo obbligati a cominciare da questa boss fight, e qui c'è una piccola postilla che devo fare, perché non so perché nella versione Steam stamattina mi capitava spesso e volentieri che quando caricavo le battaglie partisse schermo nero e non si vedesse nulla, quindi dovevo riavviare e poi successivamente far ripartire tutto. Quindi come potete vedere, se mi si parava lo schermo nero, praticamente dovevo rifare. Vabbè, qui il primo boss ovviamente Lucia, mettiamo la resistenza di ghiaccio down, e come potete vedere Sephiroth praticamente con un colpo gli ha tolto già metà vita. Eris abbassiamo la difesa magica, e qui due colpi, arrivederci e grazie. Con questo setup, dove il ghiaccio ovviamente è la parte principale, veramente si riesce a giocare in maniera molto 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 aggressiva. Qui abbiamo i primi bonus, dove abbiamo il potenziamento ghiaccio di un ulteriore 40%, potenza terra di un ulteriore 40%, e poi lo score bonus, che però ci riduce nettamente l'attacco fisico e l'attacco magico. Ora, in questo caso, prendere uno score boost ovviamente per fare più punteggio sarebbe la scelta consigliabile. Però, se ancora non avete completato il dungeon, è la vostra prima run, volete prendere dimestichezza un pochettino con i boss, e dipende anche soprattutto qual è il vostro obiettivo, il mio consiglio è prendere la potenza ghiaccio. Qui i boss, soprattutto il boss finale, il super boss, sono estremamente deboli al ghiaccio, quindi prendere la potenza terra è vero che vi potrebbe far accelerare la sconfitta di alcuni boss, ma quello che a voi interessa principalmente è completare il dungeon, quindi portarvi praticamente alla fine
il malloppo a casa. E il malloppo a casa ve lo portate battendo il Red Dragon, che è debole al ghiaccio, e Ifrit, che è debole al ghiaccio. Quindi io in questo caso sono andato per ovviamente un'ulteriore potenza di ghiaccio del 40%, che adesso porta la mia potenza di ghiaccio totale al 60%. Successivamente vi ricordo di prendere tutti i forzieri gialli che contengono gli oggetti presenti all'interno della run, perché ovviamente gli oggetti vi danno punteggio alla fine delle ranking dungeon, quindi prendeteli tutti, anche quelli dei nemici casuali. Qui, come potete notare, pietra alle nostre spalle. Se fossimo andati a sinistra, per la strada di sinistra, sarebbe successa la stessa cosa. Questo perché? Per evitare di andare a sconfiggere ovviamente i boss più ostici, o comunque i boss più difficili subito. I boss più difficili in questo dungeon sono i due fratelli di Crisis Core e il Crawler Bowler. Sono i due nemici che sicuramente danno più fastidio, che non solo non sono deboli al ghiaccio, ma non possono essere debuffati e sono deboli alla terra. Quindi sono i nemici un po' più stronzi, mettiamola così, in questo dungeon. Infatti io, come secondo nemico, vado subito a sconfiggere i due gemelli. I due gemelli affrontati come secondo boss sono veramente carta velina. Letteralmente sono carta velina. Potete tranquillamente combatterli senza nessun problema e subire una buona quantità di danni a causa del loro attacco, che giustamente non riesco a evitare perché non riesco a shottare l'avversario praticamente prima di farmi colpire. Purtroppo lo porto da capirossi, ma non riesco a shottarlo, quindi subisco ovviamente l'attacco. Prendo comunque una buona quantità di danni, ma non è così elevata, anche grazie alla difesa fisica e grazie a tutto. Una volta effettuato questo attacco, i miei amici, come potete vedere, subiscono un pesante debuff di difesa fisica. Ovviamente Sephiroth non sfrutta il debuff di difesa fisica, sfrutta solamente la sua incredibile potenza di fuoco con il bonus ghiaccio che ovviamente gli ho dato con i potenziamenti di prima, e come potete vedere in un paio di secondi anche i due fratellini vanno a dormire. Quindi sconfitto anche il secondo boss, abbiamo gli altri potenziamenti. Altri potenziamenti dove abbiamo difesa fisica, resistenza a tuono, impossibilità di ridurre la difesa magica e poi score bonus. Qui effettivamente parlando, l'impossibilità di farsi debuffare la difesa magica potrebbe essere una buona idea per il Bowler Crawler, però sinceramente parlando, anche se vi dovesse shottare qualcuno, l'importante in questo caso sarebbe che il vostro DPS rimanga in vita per poterlo battere, perché non possiede tantissimi HP. È abbastanza tosto dal punto di vista di difesa, ma non ha tanti HP come potrete vedere. Quindi ovviamente qui la scelta consigliabile è, senza ombra di dubbio, iniziare a pompare lo score boost. Saliamo nella strada di sopra e andiamo a prendere il forziere, ma fate attenzione a questo incontro casuale. Questo incontro casuale, ragazzi, che poi vabbè è l'incontro scriptato di questa zona, è infamissimo. Così come sarà infamissimo lo stesso incontro casuale che incontrerete praticamente con l'altro forziere verso la fine del dungeon. Questi nemici sono fastidiosissimi, perché i due cani infliggono poison e il Grav Strike al centro praticamente vi infligge lo stun, quindi vi potrebbe stunnare. Fastidiosissimi. Se avete la summon, qui utilizzarla non è uno spreco. E adesso comunque vedrete anche il perché. Perché il poison riduce gli HP in una frazione di secondo. È anche vero che io qua, grazie alla potenza ghiaccio, fortunatamente sono riuscito un pochettino a gestire la situazione. Ma guardate gli HP come si riducono alla velocità della luce per colpa del poison. È una cosa incredibile. Cioè sono... Ecco, qui ho fatto un errore io di abitudine, perché ho premuto la cura alla fine e non Kuraga con Eris, perché con Barret ovviamente sono abituato a premere la cura finale.
per curare tutti, mentre invece quella era la cura singola che mi ero portato per conto mio. Comunque, nemici fastidiosissimi. Ovviamente, se avete la summon e non volete rischiare, usatela, perché rovinarsi una run per colpa di un incontro del genere ci si sta pochissimo, soprattutto considerando il fatto che poi bisognerà affrontare altri nemici. Altro nemico, ovvero il Balwar King, lui fondamentalmente non è così ostico da buttare giù. Si può tranquillamente, ovviamente, con Lucia abbassare la sua, il suo attacco magico, dato che il suo attacco sarà un attacco magico. Con Eris abbassiamo invece la sua difesa fisica e la sua difesa magica, come potete notare. Quindi io abbasso comunque l'attacco, mi curo in questo caso perché devo necessariamente curarmi avendo perso troppi HP con i nemici di prima, però ho debuffato l'attacco magico di 3 livelli, quindi debuffare l'attacco magico di 3 livelli mi consente di subire veramente pochi danni, che comunque sia sono un bel 1800 a causa ovviamente di tutti i malus che ho preso per incrementare lo score, quindi giustamente subisco qualche cosina in più. Fortuna che Eris mi riesce a fullare subito. Avere gli HP full qui è molto importante, perché quando si hanno gli HP full non si possono perdere, o comunque si perdono meno HP massimi. Mentre invece se voi avete pochi HP e venite attaccati spesso e volentieri, i vostri HP massimi vengono ridotti di un ulteriore tot. Quindi sempre meglio avere gli HP full, farsi attaccare per perdere il minimo di HP massimi. Qui utilizzate una summon sola, la summon di Sephiroth o comunque Shiva in generale, vi consiglio di tenervela, anche perché comunque il nostro avversario comunque sia non è così forte, si può tranquillamente gestire anche con attacchi e si può tranquillamente gestire in generale con le nostre skill. Fortunatamente qui i nemici non hanno tantissimi HP, sono abbastanza resistenti in alcuni casi, ma non hanno tanti HP, quindi fortunatamente possiamo gestirli. Battuto anche il Balwar King, altri potenziamenti dove abbiamo Healing Potencies ed Earth Potencies che non ci servono praticamente a niente, Fire Resistance che non ci serve praticamente a niente, anche se con Ifrit possibilmente potrebbe darvi una mano, ma anche in quel caso la difesa qui praticamente va utilizzata veramente con zero, cioè qui la difesa, come si suol dire, la miglior difesa è l'attacco, in questo caso è proprio rispettato come motto, quindi prendete al massimo robe che vi aumentino l'attacco, la difesa soltanto in occasioni rarissime. Per cui in questo caso altro score bonus, perdendo ovviamente altro attacco fisico e magico, ma grazie alla potenza ghiaccio che mi sono dato all'inizio riesco comunque con Sephiroth a fare dei bei danni. Ecco perché vi ho detto di gestire le vostre, diciamo, i vostri potenziamenti anche in base al risultato che volete ottenere, perché se volete portarvi la pagnotta a casa il boost ghiaccio è obbligatorio. Successivamente andiamo dal Crawler, che come potete vedere ha cambiato l'aura, è diventato viola, quindi vuol dire che questo è un boss leggermente potenziato rispetto al normale. Qui ovviamente usiamo subito la summon per eliminare i minion, quindi permetterci comunque di accelerare un pochettino la situazione, e come potete notare adesso ci possiamo concentrare solo sul boss. Ecco perché vi ho detto di non utilizzare la summon con Sephiroth o comunque non utilizzare Shiva. Con Eris possiamo abbassare difesa difesa magica, scusate, dato che il boss comunque sia è immune all'abbassamento di difesa fisica, quindi qui Sephiroth comunque guadagna un bonus per quanto riguarda i suoi danni, che ovviamente non sono altissimissimi a causa del fatto di aver perso attacco magico, però il bonus ghiaccio, come potete vedere, mi consente di fare comunque quei 19-20k di danni ogni botta, che sono comunque comodissimi, sono veramente veramente comodissimi. Avversario che comunque effettuerà danni fisici e avrà un bonus permanente di attacco fisico, però non farà troppi danni, saranno danni comunque scaglionati piano piano che vi permetteranno comunque di potervi curare all'occasione. Quindi con Eris, ecco qua, ho sbagliato nuovamente perché proprio abitudine di utilizzare Barret, clicco la cura finale quando in realtà
devo cliccare Kuraga. Infatti qua adesso ora cerco un attimo di vedere la situazione e poi effettivamente premere Kuraga. Qui purtroppo la situazione è quella che è. Subiamo il debuff di difesa magica e di conseguenza qui è una roulette russa. Qui in base a chi vi attacca potreste decidere anche di resettare la run. Ora in questo caso mi sta attaccando Eris e a me va benissimo, perché tanto posso tranquillamente gestire il nemico anche con un personaggio a terra. Però nella run che vi farò vedere dopo, quando mi viene targettato Sephiroth, è un problema, perché Sephiroth qui non deve essere targettato. Cioè Sephiroth è il mio DPS principale e se mi muore mi fa perdere un sacco di tempo. Infatti è anche per questo che credo di aver fatto uno score un po' più basso rispetto a quello che sicuramente avrei potuto fare. Infatti rifarò ovviamente poi la run e starò tranquillo. Nel momento in cui il mio avversario prende il malus di difesa magica, quello frame, faccio la summon. Faccio la summon con Sephiroth, continuo ad attaccare e fare danni magici che giustamente lui subisce di più. E come potete notare, col fatto di avere il DPS ancora in campo e quindi non mi è stato shottato, io posso tranquillamente velocizzare il combattimento, perché noterete nella seconda run che essendo morto Sephiroth ho rallentato molto questa parte finale, perché sono dovuto andare via di magie singole e ho rallentato molto, quindi sicuramente la rifarò. Qui abbiamo l'ultimo power up fondamentalmente, perché il prossimo sarà il boss finale della run, che in questo caso vi ricordo essere il Red Dragon, dove abbiamo difesa magica aumentata del 60%, resistenza acqua del 30% e resistenza difesa fisica down del 100%, che sono cose che non ci servono assolutamente a nulla, né la difesa magica né la resistenza della difesa, proprio della difesa fisica, proprio non ci servono a niente. La difesa magica potrebbe essere qui un aiuto per chi ha difficoltà con Ifrit o comunque vuole tentare di affrontare Ifrit con un team magari non propriamente adatto come lo è il mio, per esempio. Quindi potrebbe tentare, rischiare un pochettino di potrebbe rischiare effettivamente di affrontare Ifrit pompando la difesa magica, ma ovviamente qui score bonus anche in questo caso. A questo punto andiamo a prendere l'ultimo forziere. Io qua sto ragionando su cosa fare effettivamente e decido di utilizzare uno special supplement solo per dare un po' di massimi HP a Eris senza fare nient'altro. Qui abbiamo l'altro incontro casuale, che sarebbe lo stesso incontro di cui vi stavo parlando poco fa. Qui mi si è crashato nuovamente tutto, infatti lo schermo nero ho dovuto resettare anche in questo caso e far partire la battaglia successivamente. Se dovesse succedervi, uscite dal gioco, rientrate e fate resume, quindi praticamente riprendete da dove avete lasciato. Qui, per evitare problemi, faccio subito la summon, non mi interessa, qui preferisco non rischiare. Faccio la summon, shotto tutti, Eris rimane in vita e come potete vedere Eris è vicina alle 5 barre ATB, quindi nel combattimento dopo posso tranquillamente curarmi e non avere problemi. Andiamo a prendere il forziere con gli altri supplement e l'elisir, che anche in questo caso ci viene dato, ma che vi sconsiglio di utilizzare perché riduce il punteggio di veramente un botto, quindi quasi 100.000 punti addirittura, se non mi ricordo male. Quindi veramente non utilizzatelo. Io qua ho utilizzato soltanto un supplement, quindi praticamente oggetti al minimo, non ho praticamente utilizzato niente. Qui ora stavo controllando un pochettino cosa avevo a disposizione e ho dato sì la pozione, giusto per giusto per stare al sicuro, ecco, mettiamola così, perché un attacco randomico poteva farmi fuori subito Eris, invece così mi sono un pochettino risparmiato il tutto. Ovviamente qui il boss è debole al ghiaccio, quindi già Sephiroth fa danni incredibili. Abbiamo anche la resistenza down del ghiaccio e infatti, come potete vedere, Sephiroth praticamente già con tre colpi lo butta giù. Letteralmente Sephiroth con tre colpi lo butta giù.
Fog, che potrebbe darvi fastidio. Fortuna che l'ha fatto su Eris, quindi liscio come l'olio. Questo è il boss normale, quindi il boss classico di questo dungeon, che ovviamente abbiamo super eliminato. Anche lui era potenziato, però vedete l'aura viola praticamente, quindi boss leggermente potenziato, che è un bene se succede, perché vi dà qualche punteggio in più, vi dà un po' di punteggio in più. E come potete notare, infatti, il mio punteggio finale è stato di 1.456.000. Se non avessi utilizzato probabilmente quella pozione, avrei fatto qualcosina di più come punteggio. Probabilmente avrei fatto 1.500.000, forse, una cosa del genere, perché oggetti inutilizzati ho fatto 189.000, forse, boh, oddio, forse sì, avrei fatto forse 1.500.000 massimo, quindi direi che alla fine ci può stare. Però, come potete notare, è comunque un signor punteggio. È comunque un signor punteggio che, unito a tutti i punteggi che ovviamente vengono fatti nella modalità normal e hard, vi permettono comunque di avere anche 2 milioni di score o giù di lì. Quindi questa è fondamentalmente la mia run con il boss normale, quindi con il Red Dragon, e successivamente vedrete anche la run con il super boss, o comunque il boss X di Ifrit. Grazie ancora per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.